Pensaci del web, un salutone dalla bacio e benvenuti in un nuovo video sul canale. Se avrete letto il titolo di questo video vi starete chiedendo attualmente che sta succedendo sul canale, nella mia vita e quant'altro. Principalmente una cosa, sono diventato babbo da quasi un anno e nonostante che nei primi tempi abbiamo avuto alcune difficoltà, abbia trovato un equilibrio con tutto quanto e si è riuscito a portare avanti quello che era il mio lavoro, passione qui su YouTube, ora le cose si fanno più complicate. Se è vero che il piccolo Gabriel fino a poco fa lo mettevi a giocare nella sua area giochi e lui stava lì tranquillo e beato e ci permetteva comunque sia di fare una vita più o meno tranquilla, da quando ha scoperto come si fa a gattonare, o meglio strisciare tipo militari, le cose si sono fatte più difficili. Bisogna stare dietro, bisogna seguirlo, e in più adesso comincia ad alzarsi in piedi, quindi ancora peggio. Di conseguenza io ho sempre cercato di ritagliarmi del tempo per fare video nei momenti in cui mi era possibile, poiché 2 o 3 giorni per settimana mia moglie, andando in ufficio, lascia il bimbo dai nonni. Di conseguenza io ho qualche ora durante l'arco della giornata libera. Il problema qual è? È che ultimamente anche quest'ora comincia a scemare, di conseguenza io ho sempre meno tempo. In più, metti lavoro, metti una cosa, metti l'altra, è complicato. O meglio, ragazzacci, è complicato per me attualmente fare il genere di video che ho fatto fino adesso, ovvero i let's play. Per chi mi conosce da un po', io il mio stile è partire dal punto A e arrivare al punto B. Se ci metto 30 minuti di video esce un video da 30 minuti, se ce ne metto 40 esce da 40, 50 esce da 50. Però voi vedete 30 minuti di video, ma per darvi quei 30 minuti io ci posso mettere anche un'ora e mezzo, 2 ore, a volte è successo anche più di 2 ore, ma perché ci sono tutta una serie di punti morti che io taglio. Ora capirete bene che portare avanti dei video a questa maniera per me comincia a diventare pesante e molto difficile. In più mi sto accorgendo, ragazzacci, che sto un attimino tralasciando quello che è il vero Simone. Ovvero, il vero Simone non è solo Minecraft. Mi piace, mi continuerà a piacere. Io stesso, principalmente dopo la prima pausa, sono stato io a voler ricominciare a giocare perché mi era intrippato nel cervello. È una di quelle cose che, bene o male, ti ci attacchi, ti ci rilassi e bene, e vai tranquillo. Però io non sono solo quello. Vi faccio un esempio. Sono diversi mesi che sto dietro a cercare di finire Dead Space il remake, uno dei titoli che ho amato più di tutti ai tempi in cui uscì, un survival horror che ha fatto a scuola e che è unico nel suo genere, nessun altro è riuscito ad ottenere i risultati che ha fatto lui. E tuttora, giocando il remake, mi cago sotto come disperati, ma quello è un altro discorso. Devo ancora cominciare Resident Evil 4 remake, altra pietra miliare della storia dei videogiochi. Se non l'avete giocato, andatela a recuperare. Ultimamente mi sto intrippando male con questa piccolina qua. Sono riuscito a buttarci dentro gli emulatori per fare retro gaming. Lasciamo perdere. Insomma, tutta una serie di cosettine che mi fanno pensare: ma Simone, fermati un attimo, fai il punto della situazione e poi decidi come andare avanti.
Quindi, ragazzacci, sono qui oggi per dirvi che fondamentalmente mi andrò a prendere un'altra pausa dal canale. Mi devo mettere un attimo in pace il cervello, devo sistemare alcune cose qui fra i vari titoli che ho lasciato a metà, ovviamente famiglia, casa, faccende, e per faccende intendo questo casino che c'è qui di fianco, perché questo è il posto dove vivo io e faccio cose, ma va bene, quello è un altro discorso, meglio che non lo vediate. E poi magari in un secondo momento, quando sarò tranquillo, sistemato, a posto, magari il bimbo cammina e quindi non c'è da starlo a tenere col guinzaglio, perché se no ruzza di qua e di là, potrò valutare di riprendere a fare video, ma magari con uno stile un po' diverso. Nel senso, non mi dispiacerebbe provare a tornare un attimino a quelli che erano le origini del canale. Penso che oramai saranno rimasti pochi i vegliardi, mettiamola così. Però tendenzialmente il canale era partito in maniera diversa. Non ero in questa stanza, ero di là in salotto, dal divano. Facevo un altro genere di video, o meglio, sempre Let's Play, sempre Minecraft, però alternato a Let's Play di indie, vlog e quant'altro. Ed è un po' a questo che vorrei tornare, non tanto al Let's Play, ma quanto ai vlog. Video come questo, video dove chiacchieriamo, parliamo, approfondiamo alcuni argomenti e che magari sono un pochettino più veloci e pratici da seguire, anche perché, torno a ripetere, fare un video come questo a me porta via 15 minuti di registrazione, più ovviamente tutta la parte di editing e quant'altro, che quello è un discorso a parte, ma quello non è un problema. Il problema è la registrazione per me, perché per me trovare 15 minuti, ritrovo 15 minuti. Trovare 2 ore... Non so se mi spiego. Detto ciò, ragazzi, c'è poco in più da aggiungere. A parte il fatto che, come detto, questa per ora sarà una pausa. Non so quanto durerà, non so quando tornerò. Vorrei tornare con una location un po' fatta meglio, ma quello è un discorso a parte, dipende da come va il futuro, però per ora direi che è importante per me fermarmi un attimo, ok? Poiché alla fine rischierei di non portarvi un buon contenuto, ok? Visto che comunque sia, io sono uno di quelli che sono delle opinioni che se io devo fare un video da 30 minuti, un'ora e registrarlo un po' alla carlona come se fossi in live a cazzeggiare con la chat, anche no, torno a fare la live a cazzeggiare con la chat. Preferisco più un video studiato dove so quello che devo andare a fare, come lo devo andare a fare e dove voglio arrivare, piuttosto che portare un contenuto giusto per portarlo. Detto ciò, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Spero di risentirci al più presto. Invito tutti quanti nei commenti a segnalarmi eventuali spunti per dei video che possono trattare, diciamo, il mondo dei videogiochi, il mondo degli anime, il mondo dei fumetti, il mondo del cazzo che ve ne pare, poiché fondamentalmente è a quello che vorrei arrivare, ovvero il mondo di Simone. Non so se mi spiego.
Detto ciò, ragazzi, ovviamente, come sempre, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un commento, condividere questo video sui social, di questo lato. Date in descrizione se non siete ancora fatti iscrivervi al canale. Dallo abbraccio speranzoso di rivedervi presto. Un saluto, un abbraccio. Alla prossima, gente. Ciao, ciao.